Oltre alle lore tradizionali, disponibili qui sul canale, esiste qualcosa che parli più nel dettaglio di altre avventure accadute sul Crogiolo? E se sì, dove sarà possibile reperirle? E cosa dovrete aspettarvi? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Qui in passato sono stati trattati diversi contenuti riguardanti lore. Siamo partiti dal Crogiolo e le sue meraviglie fino ad arrivare alle ultime vicende accadute ad Inca descritte nelle sue cronache. Ebbene, oltre a queste storie che hanno accompagnato lo sviluppo dell'Arconte del Crogiolo durante gli anni, una seconda raccolta di avvenimenti ha suscitato il mio interesse e dopo aver analizzato ogni singolo aspetto di queste ultime, finalmente è giunto il momento di parlare di questo articolo. O meglio, dovrei dire articoli, ma prendiamo un argomento alla volta. A cavallo degli anni 2020-2021, infatti, la Arcanite Books ha ottenuto la licenza da parte della FFG per iniziare la stampa del primo romanzo del nostro amato gioco di mazzi, unici al mondo, presentando ben 9 mini racconti inediti mai letti prima d'ora, che hanno arricchito ancor di più l'immaginario collettivo, andando a fornire ulteriori dettagli del mondo variegato, variopinto e pieno di insidie di Keyforge. Prima di iniziare, però, piccola informazione di servizio. Nella giornata odierna si sta svolgendo il torneo di Flesh and Blood, organizzato dal Keyforge Network, in collaborazione con il Golden Store Talenti in quel di Roma, nella splendida cornice dell'Arcade and Food, che sarà teatro di incredibili sfide. In descrizione vi lascerò il link al mio profilo Instagram, così che potrete seguire, attraverso le storie che pubblicherò personalmente, quali saranno i riferimenti per collegarsi da casa e godersi la giornata in compagnia, osservando i combattenti presenti in loco sfoderare le loro migliori mosse e tutti gli sviluppi dell'evento, che vi verranno narrate dal sottoscritto in compagnia di Pietro del canale Flesh and Blood Italia e Stefano del canale Viola Fab Workshop in cabina di commento. Vi aspetto numerosi. Ed ora scopriamo assieme cosa conterrà il primo romanzo interamente dedicato a Keyforge, lasciandoci ammaliare dalla straordinaria bellezza dei 9 racconti del Crogiolo. Andiamo a dargli un'occhiata. Il libro a cura di Charlotte Llewellyn Velz si presenterà minimale, con la celebre immagine creata da David Keg, il titolo a caratteri cubitali, il sottotitolo e il logo del gioco a darvi il benvenuto sulla parte frontale, il titolo della raccolta con il logo del gioco a torreggiare sulla parte della rilegatura e le diverse descrizioni del contenuto con i loghi delle case coinvolte nella realizzazione dell'articolo sulla parte dorsale. L'intera copertina sarà stampata con finitura lucida e fornita di ali marcapagina. A differenza della versione inglese, che invece riporterà un semplice rivestimento satinato. Leggendo tra le righe, non potrete fare altro che abbandonarvi alla fantasia, viaggiando con la mente tra le sconfinate lande del Crogiolo. Infatti ogni singolo racconto andrà ad esplorare uno specifico habitat, escludendo ovviamente quello degli insondabili, che al tempo della creazione di questo libro non erano ancora stati resi noti. Per l'occasione volevo cogliere la palla al balzo, leggendovi giusto 2 pagine di una delle narrazioni che, andando avanti nel contenuto, capirete perché ho deciso di esporvi. Vi invito quindi a mettervi comodi e a godervi questo piccolo estratto, nato dalla penna di M. Darusha Wem, che ci presenterà 2 personaggi a quanto pare molto importanti e conosciuti che potremmo rivedere in futuro, anche quando e se il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo tornerà a farsi vivo. Ecco a voi Weeble e Plimps, investigatori in vendita.
Il cartello sulla porta era scritto in un alfabeto alieno a me sconosciuto, ma prima di poter mettere al lavoro il mio traduttore tascabile, un qualche elemento tecnologico e incantesimo arcano probabilmente riconobbe la mia specie, perché le forme mutarono ruotando in varie parole di lingue diverse. Weeble e Plimps, investigatori in vendita, recitava. Allungai una mano per toccare la porta, ma prima che potessi farlo, questa si aprì con un inquietante suono organico di risucchio che cercai immediatamente di dimenticare. Esitai, finché una voce meccanica non giunse dall'interno della stanza poco illuminata. Habla español? François? Scabra e Gabringeg. Versal, dissi di rimando. Entrate, umana, o chiudete la porta, rispose la voce. Oltrepassai la soglia, aspettandomi di calpestare una pozza di melma senziente o di essere risucchiata in un qualche vortice pentadimensionale. Infine finii in una stanza che non sarebbe apparsa poi così fuori luogo in una delle enclavi umane della fascia est di Centralopoli, dove vivevo. Al suo interno c'era una grande scrivania con un oloschermo, con davanti un paio di sedie e dietro un grosso robot umanoide seduto. Un qualche genere di luce bulbosa e iridescente fluttuava in un angolo, ma quella era la cosa più strana in quel piccolo ambiente. Tirai un sospiro di sollievo. Dalla direzione del robot immobile dietro la scrivania giunse una voce. Necessitate di un'indagine? Doveva essere una sorta di robot centralinista, pensai. Per quel che riuscivo a vedere, sembrava tecnicamente umanoide, con un torso filiforme, due braccia e un sottile schermo rettangolare come testa che si illuminò quando vi apparve una faccia vagamente simile a quella di un umano. La bocca non era del tutto in sincrono con le parole e le palpebre non sbattevano esattamente all'unisono, ma nel complesso vi si avvicinava abbastanza. Sì, vorrei incontrare Weeble o Plimps o... Mi sovvenne che Weeble e Plimps avrebbe potuto essere un singolo costrutto congiunto, e forse io lo avevo appena insultato. Dall'ufficio non traspariva alcuna evidente affiliazione a una qualche specie o gilda, pertanto non avevo idea di chi o cosa aspettarmi. Sapevo solo che, quando le autorità non potevano o non volevano aiutarti, ed era proprio la situazione in cui mi trovavo, la soluzione era ricorrere a Weeble e Plimps. «Prego, sedete», disse il robot. «Necessitate di idratazione?» «No, grazie», risposi appollaiandomi sulla sedia. Non appena mi fui seduta, una serie di ronzii provenne da oltre la scrivania e il robot parve prendere vita. Il volto sullo schermo assunse un aspetto ancor più animato e gli arti simili a braccia si allungarono dal corpo e iniziarono ad armeggiare con degli oggetti sulla scrivania. Quando un tablet per appunti e uno stilo comparvero all'estremità delle sue appendici, l'intero corpo si sporse verso di me e fu allora che notai che non era un essere puramente meccanico. Della materia organica faceva capolino tra metallo scuro, silicio e polimeri. Non avrei saputo dire però se si trattasse di un essere organico profondamente migliorato con la tecnologia o di una macchina costruita con componenti organici. In ogni caso, non erano affari miei e non sarebbe stato cortese chiederlo, soprattutto perché ero piuttosto sicura che fosse... Plimps, disse allungando una mano sopra la scrivania perché gliela stringessi. Al vostro servizio. Ora, perché ho voluto prendere proprio questo racconto in considerazione? Come già ho accennato in precedenza, in questo caso si parlerà al plurale. Sì, perché in data 13 aprile 2021, dopo la pubblicazione dei racconti del Crogiolo, avvenuta ai primi di settembre 2020, è stato reso disponibile un secondo romanzo, questa volta interamente dedicato alle vicende svolte dagli investigatori privati di cui abbiamo appena letto un piccolo estratto, intitolato The Qubit Zirconium. Il libro, a cura di M. Darusha Belz, si presenterà minimale, con l'illustrazione a cura di Natalie Russo, il titolo a caratteri cubitali, il sottotitolo e il logo del gioco a darvi il benvenuto sulla parte frontale, il titolo della raccolta, con il logo del gioco a torreggiare sulla parte della rilegatura, e le diverse descrizioni del contenuto con i loghi delle case coinvolte nella realizzazione dell'articolo sulla parte dorsale.
Anche in questo caso la copertina sarà realizzata in materiale satinato. Attualmente quest'ultimo romanzo sarà disponibile soltanto in lingua originale, ma mi auguro che un giorno le vicende del droide e del suo fedele compagno bioluminescente verranno tradotte in italiano, così da accompagnarli durante le loro innumerevoli avventure. In più, in descrizione vi lascerò sia i link dove avrete la possibilità di leggere un piccolo estratto iniziale di entrambe queste narrazioni, così da rendervi conto del contenuto riportato su queste pagine, sia degli indirizzi dove potrete procedere con l'acquisto degli articoli. E voi, avete già letto le storie trattate in questi libri? E se sì, quali di queste vi hanno colpito di più? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti! Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!